la presenza qui di tanti bambini con tante mamme è il segno che questa città di Palermo ha bisogno di luoghi come questi. Uno spazio ritrovato per la città, un luogo, un'occasione per far sì che i bambini di Palermo possano ritrovarsi e costruire un percorso. Io credo che questo sia un'opportunità per la città di Palermo e mi pare che la scelta di costruire una città a misura di bambini sia una scelta vincente per questa amministrazione. Abbiamo deciso di mettere insieme alcune idee che erano conservate nella memoria da un po' di tempo e quindi abbiamo deciso di realizzare questo portale online che potesse dare una serie di informazioni sviluppandosi su 12 rubriche tematiche riferite chiaramente al mondo della famiglia e dei bambini, perché ci siamo accorte del fatto che su Palermo non esiste un'informazione su larga scala dedicata a tutti in merito alle attività da svolgere con i propri figli. Oggi siamo qui con lo stand colorato della matassa e infatti stiamo facendo laboratori di riciclamo insieme, quindi i bambini riciclano tutto quello che abbiamo quotidianamente, quindi dai tappi alla carta, alla carta crespa, ai cartoncini, di tutto e di più. Ecco qui qualche lavoro iniziato e finito e si sta divertendo. Poi abbiamo la pesca miracolosa dove abbiamo anche degli oggetti riciclati dove i bambini li pescano e poi qui abbiamo il truccatore pazzo. Bellissima iniziativa. Oggi facciamo art and craft, cioè delle attività che diventano il pretesto per l'acquisizione della conoscenza della lingua inglese, delle prime parole. Questo è solo ovviamente un assaggio rispetto alla complessità didattica che si sviluppa all'interno della scuola. La caratteristica principale è il fatto che il bambino vive un ambiente full immersion, dove si parla esclusivamente inglese secondo il metodo one person, one language. Significa che il bambino incontra la maestra che parla inglese e per tutto il periodo scolastico la maestra parlerà col bambino la lingua inglese. Oggi organizzeremo una simulazione di scavo archeologico, ovvero cercheremo di educare i bambini alla riscoperta del passato, ma nello stesso tempo avere attenzione verso il presente. Abbiamo creato delle vasche dove viene simulata una stratigrafia di scavo. La prima stratigrafia è quella del nostro tempo, che purtroppo è piena di immondizia. I bambini quindi la prima attenzione, ciò che danno prima di tutto è l'immondizia che noi produciamo. Pian piano, scavando, arriveranno agli scavi storici dove troveranno degli oggetti che rappresentano determinati periodi storici, o quello greco, in questo caso sarà uno strato greco, un altro romano. Il biologico copre tanti aspetti, oltre al fatto della nutrizione, quindi della genuinità dei prodotti, anche uno stile di vita a ridotto impatto ambientale, quindi a basso danno ecologico. È bene che le generazioni, le nuove generazioni attuali e quelle future abbiano questo tipo di sensibilità nei confronti dell'ambiente, perché come si è fatto finora non ha dato buoni frutti. Abbiamo provato ad organizzare l'offerta in maniera elastica per poterci adattare alle varie esigenze, quindi ci siamo organizzati con degli ordini che si possono fare telefonicamente o per email, effettuiamo consegne a domicilio 2 volte a settimana, riforniamo diversi gruppi di acquisto solidale, ovvero gruppi di persone, amici, colleghi o condomini che mettendosi d'accordo possono effettuare degli acquisti collettivi e noi effettuiamo la consegna in un unico luogo nell'ottica della filiera razionale e corta, per cui risparmiando in termini di trasporto e quindi di spreco di tempo e di energie per far arrivare il prodotto finale alle famiglie, riusciamo ad essere competitivi e far permettere il biologico a tutti quanti.